Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Greta e oggi vi auguro un buon anno! Ebbene sì, oggi è il primo del 2017! Tipo, ciao, cioè tipo assurdo, cioè tipo, che anno che ci aspetta? Infatti sono qui per dirvi tutti i libri che aspetto con impazienza e con ansia per questo 2017, in particolare parlo dei primi 6 mesi, diciamo, perché poi dopo ancora è lunga, però diciamo i libri che al momento aspetto usciranno tutti, diciamo, fino a giugno, per cui inizio subito a parlarvi. Non so che c'ho questa luce che mi arriva proprio qua, però non so, va così questa volta, quindi va bene. Allora, iniziamo subito con dei libri che escono a gennaio, ovvero vediamo se riesco a capirci, cioè, perché io li segno sul calendario. Allora, il 12 gennaio uscirà Unforgiven, ovvero un volume, diciamo, speciale della serie di Fallen di Lauren Kate, che parlerà, si concentrerà sulla storia di Cam, un personaggio che io ho amato della serie di appunto di Fallen, quindi sì. Cioè, non so se lo leggerò, non so nemmeno se lo comprerò, però mi sa che lo farò. Cioè, ancora non ne sono sicura, però lo stavo aspettando da anni, ok? Perché di questo libro si sapeva l'esistenza, cioè praticamente quando era uscito Rapture oppure appunto l'ultimo della serie. E quindi, sì, cioè, adesso dico così, ma so che quando lo vedrò lì, tipo, però andiamo avanti, ancora non lo so, lo vedrete. Poi esce il 17, invece, il nuovo libro di Veronica Roth, ovvero l'autrice della serie di Divergente, che si chiama tipo Carve of Mark, cosa del genere, non l'ho scritto, c'ho scritto Veronica, quindi vado a memoria. Dovrebbe essere quello, sì, che tra l'altro è una copertina bellissima che ho visto che dovrebbero aver confermato anche per l'edizione italiana, per cui sì, sono molto tentata. Della trama ancora non so niente. Però mi ispira un sacco perché, come scrive la Veronica, non mi dispiace. La serie di Divergente, nonostante il mio problema che ho con quella serie, il primo mi era piaciuto tantissimo. Quindi, sì, insomma, mi sa che gli darò una possibilità. Ancora non è sicuro perché ancora appunto devo leggere la trama, però vedremo. È probabile che lo prenderò. Comunque, sì, se l'ho scritto lo sto attendendo, quindi vuol dire che poi, appunto, ho detto mi piace la copertina. Già appunto in più, c'è la serie, cioè, c'ho già un mezza gamba di là per prenderlo, ecco. Questi capelli non vogliono stare da nessuna parte. Ma andiamo avanti perché a gennaio uscirà il 25, di preciso, il terzo libro della serie di Josefina Angiolini, chiama Attraverso il Fuoco, il terzo e ultimo volume, questa qui è la serie, il primo, Attraverso il Fuoco, uscirà il terzo che si chiama Il rogo della strega e tipo, che bello, sono felicissima anche perché intrinsecamente io lo aspettavo tipo novembre, perché i due libri prima uscivano sempre per ottobre-novembre e quindi me l'avevano già posticipato, che per loro è stato un bene perché appunto ottobre-novembre mi sono già lamentato, ho già detto abbastanza quanti libri sono usciti, quindi va bene così. Poi il giorno dopo, ovvero il 26, esce un libro di una scrittrice che io amo, ovvero di Amy Harman. Si chiama Hai cambiato la mia vita, tipo. Sì, il titolo in italiano e la copertina in italiano fanno schifo. Sì, anche perché sicuramente non avranno niente a che fare con la trama che io non leggo perché vado a scatola chiusa con i libri di questa autrice, quindi non so assolutamente niente. So che la copertina originale era bellissima. C'era tipo la faccia di questa ragazza un po' sfumata, con tutti tipo degli scoppi, tipo dei colori che gli si accendevano intorno sul rosso, no, sul fucsia e tipo sul blu, una cosa del genere. L'ho vista un sacco di tempo fa, non sono sicura di ricordarmi bene, ma era qualcosa del genere. Poi a gennaio uscirà un film che era quello che mi preme di più vedere subito, ecco. Ovvero Qual è il tuo nome? Questo film è realizzato dallo stesso autore che ha fatto 5 centimetri al secondo e Viaggio verso Agartha, ok? Allora, io devo assolutamente vedere questo film perché di questo autore ho visto soltanto questi altri due film e
E 5 centimetri al secondo non mi è piaciuto, non l'ho capito, mi ha annoiato un sacco. Mentre Viaggio verso Agartha mi è piaciuto tantissimo, quindi devo assolutamente vedere quest'altro film, anche perché mi sembra assolutamente interessante. Parla di, praticamente di questi due ragazzi, che un ragazzo e una ragazza, che non si conoscono nella vita reale. Stanno, penso, a poli opposti da qualche parte, non so se del Giappone o se addirittura nel mondo. Fatto sta che loro due non si conoscono, ma si percepiscono in qualche modo, e dal trailer pare che loro due si incontrino e si scambino di corpo nei loro sogni. E quindi è una cosa molto strana, molto che devo assolutamente vedere. Poi, insomma, i disegni mi piacciono un sacco, e quindi sì, lo vedrò sicuramente. Non vedo l'ora. Poi passiamo a febbraio, dove i due libri che aspetto escono entrambi lo stesso giorno, ovvero il 14 febbraio, e sì, giorni non proprio a caso, e sono uno è il secondo della serie di Red Rising di Pierce Brown, ovvero Golden Sun, tipo c'è anche un sottotitolo, qualcosa tipo Il segreto di Darrow, che è il protagonista, e non vedo l'ora di leggerlo assolutamente, perché il primo l'avevo adorato. E poi li amo troppo, proprio le copertine sono così belli, sono... E poi la storia, questo era tipo una specie di Hunger Games, ma con gli dèi, c'era tipo miscugli di tutti i libri possibili e immaginabili qui dentro, c'era davvero tutto, 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 e favoloso, mi era piaciuto un sacco. Quindi non vedo l'ora appunto di leggere il secondo, mi scoccia soltanto dover aspettare. Se penso che leggerò il terzo nel 2018 mi prende male. Quindi vediamo se il finale avrà un finale molto... Che cosa fare, che cosa, come procedere. Il secondo libro che esce sono Le cronache dell'Accademia di Cassandra Clare, ovvero è una raccolta di novelle di Shadowhunters. Adesso io non specifico di che cosa parla, perché chi non ha letto il sesto della prima serie di Shadowhunters si fa spoiler se lo legge. Per cui attenzione, persone che non avete finito di leggere la prima serie di Shadowhunters, non leggete assolutamente Le cronache dell'Accademia, insomma, perché vi fate un super mega spoilerissimo su un personaggissimo. Per cui attenzione, io delle novelle avevo letto tipo le prime 8, 9, mi pare, 7 o 8, insomma, giù di lì. Poi dopo mi ero fermata, e quindi sì, non vedo l'ora di leggerlo per poter rileggere quelle che ho già letto quando uscivano via via in ebook, e poi quelle appunto che mi mancano. A marzo invece uscirà Passenger, ovvero un libro di Alexandra Bracken, che la copertina io spero davvero che la mantengano perché è meravigliosa, ma cosa ancora più gioiosa e meravigliosissima è che questo libro qua, che è composto da una due, che ce la posso fare. Questo libro qui è la serie di Passengers, appunto, è una duologia. E la notizia notizissima è che il secondo lo faranno uscire a maggio, quindi 2 mesi dopo, e addirittura pare il 2. Quindi c'è proprio... mi farò una scorpacciata di quei due libri. Insomma, non vedo l'ora, sono troppo entusiasta. Poi, e questi sono i libri che più o meno la data dovrebbe essere questa, dovrebbe essere certa. Poi invece ce ne sono altri, delle quali io la data precisa di uscita non la so, so soltanto il periodo, lo posso dedurre vagamente, perché sono comunque tutti continui di libri che ho già letto, e quindi è ovvio, più o meno il periodo in cui dovrebbero teoricamente uscire è il solito. E quindi vi dico Lord of Shadows, ovvero il secondo della Signora di Mezzanotte di Cassandra Clare. Si spera che uscirà a marzo, in quanto appunto il precedente era uscito in quel periodo là. Speriamo, 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 perché il primo per me era stato un come libro, e quindi nel senso come trama. Poi a livello di personaggi è inutile anche parlarne, perché sappiamo tutti che la Cassandra è a dir poco perfetta nel creare i personaggi, i caratteri, e tipo, oddio, non vedo l'ora di riabbracciarli e coccolarli tutti. Andiamo avanti. Poi dopo aspetto per giugno sia il... dov'è il libro? Aspettate. Giugno appunto, vi dicevo, aspetto il terzo
della serie di The Queen of the Tearling, questo è il secondo, e si dovrebbe chiamare The Fate of the Tearling, qualcosa del genere. E tipo, oh mio Dio, non vedo l'ora di leggere perché questo secondo libro mi è piaciuto un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, quindi sono curiosissima di andare avanti. Poi dopo aspetto sempre a giugno, fine maggio, il terzo volume, e credo ultimo, della serie della Regina Rossa di Victoria Aveyard. E tipo, ne ho bisogno anche di quello perché il finale del secondo è tipo... Tu sei, lo sapevo che andava così, però speravo di no. Mannaggia. Io poi, sempre a ottobre, in quel periodo là, mi aspettavo che sarebbe uscito il secondo del Dominio del Fuoco di Sabaltair. Perché però non è successo, cioè non è uscito, e quindi non ne ho nemmeno mai saputo nulla. E quindi mi auguro vivacemente che non vivacemente, energicamente e convinta deve uscire, punto. Il secondo di questa serie qui, perché cioè, mi sto scordando tutto il primo, tipo nel senso, cioè, bellissimo, ma infatti rileggerlo. Facciamo uscire il secondo, vi prego, dai, ne abbiamo tutti bisogno. Poi vabbè, ovviamente aspetto il secondo di Illumine, ovvero Gemina, perché sì, quel libro, cioè, lo so che è appena uscito, cioè, c'è ancora un anno prima che esca, però... Lo aspettiamo. E poi infine verso giugno o luglio dovrebbe uscire, che si chiama tipo This Sage Song, che non mi ricordo sinceramente come si chiama. So che deve uscire questo benedettissimo libro, deve uscire un libro verso giugno o luglio, avevo letto un sacco di tempo fa ma non ricordo più qual è, non sono stata buona di ritrovarlo, ma so che uscirà perché lo avevano scritto da qualche parte, non mi ricordo dove. Comunque appunto deve uscire questo libro di Victoria Schwab, perché appunto ne faranno il film. Dovrebbe essere uscito tipo nell'estate del 2016 in America, e quindi dovrebbe arrivare da noi nell'estate del 2017. E quindi, Madonna, non mi ricordo qual è, però lo sto aspettando e lo... C'è qualcosa con Song e va... Madonna. E insomma, vabbè, comunque in ogni caso lo sto aspettando, non vedo l'ora di leggerlo e vai. Poi detto questo, faccio una carrellata così proprio a caso dei film che aspetto nel 2017, che tipo, oh mio Dio, devo vedere per forza, perché sì. Il primo ve l'ho già detto, che esce a gennaio, degli altri non ho idea di quando usciranno, però mi ispiravano un sacco. Il primo è il secondo di Guardiani della Galassia, il primo l'avevo amato e quindi non vedo l'ora che esca. Uscirà anche il terzo di Maze Runner. Poi uscirà la versione della Bella e della Bestia con... insomma, uscirà... uscirà anche la versione... Uscirà insomma anche il film della Bella e la Bestia, che non so se andrò a vedere, però ci sta di sì, perché la Bella e la Bestia è, insomma, diciamo, la mia principessa preferita, Belle, insieme a Ariel. E quindi sì, mi sa che lo andrò a vedere, anche perché soltanto per vedere il castello e vedere tutta la libreria che ci dovrebbe essere, lo vado a vedere. E quindi, yes. Per non parlare di Emma Watson, che fa che fa Belle, quindi punto in più per andare a vedere. Poi ci uscirà King Arthur, e io lo devo assolutamente vedere perché c'è questo attore tipo wow, e poi in generale tipo wow, Artù e tutto il resto lo devo vedere per forza. E poi uscirà Transformers. Io lo so che sono una trisciata assurda quei film, però no, beh, trisciata nel senso è, però lo devo vedere per forza, per forza, per forza, per forza, no, lo devo assolutamente vedere perché tutte le macchine si trasformano, non so, mi piace un sacco, mi piace un sacco, e quindi lo andrò a vedere sicuramente. E poi basta, c'è questo che non capisco cosa ho scritto, che si chiama Ghost in the Shell, tipo, che dovrebbe parlare di un cyborg, dove c'è l'attrice che fa la vedova nera in Avengers. E non so, è tipo un post-apocalittico, qualcosa del genere sui cyborg. Sono sicura sia un post-apocalittico. Qualcosa del genere con i cyborg, quindi non so, quando ho visto la locandina con la sua faccia, ho letto cyborg, ho detto, oddio, una cosa tipo le cronache lunari, cyborg, a caso, proprio a caso, e quindi lo voglio andare a vedere. E quindi questi sono, diciamo, quelli più
che mi sono venuti in mente. E questi, diciamo, sono i film che sono più tentata di andare a vedere in questo, cioè quelli che conosco l'esistenza comunque al momento, che ho intenzione di andare a vedere nel 2017. Io che vi posso dire? Fatemi sapere anche voi che libri attendete, quali film volete, aspettate impazientemente l'uscita per questo 2017. Io vi auguro che questo 2017 parta al meglio e alla grande. Mi raccomando, vi auguro un anno di grandi letture, di riuscire a trovare il tempo per guardarsi anche tutte le serie TV e tutto il resto. Mi raccomando, diamoci dentro con la lettura e noi ci vediamo nel prossimo libro. Sì. Yes. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.